Allora, grazie a un mio amico che non è sardo ma è di fuori, non me ne frega un cazzo dell'accento come ge certa gente ha detto. Guardatevi il video che lui mi ha mandato sul mio diario. Ci stanno fregando. Sentite che esiste la cura per il cancro da anni. E vi spiega pure il perché non la mettono in atto. Cioè le cose che mettono nell'acqua da bere, nei dentifrici, piombo nei rossetti. Ci stanno ammazzando piano piano, ma vi rendete conto che quelli che governano hanno paura di noi? Meno siamo e più siamo governabili, come ha detto quel ragazzo. E andate su YouTube a cercare gli altri video di quel ragazzo che ne ha fatto altri, guarda. Cazzo, io questa gente voglio al governo, non questi stronzi che ci rubano i soldi da sotto il culo. E voi ve ne state lì? Quello là vi mette un video e vi spiega il perché vi stanno fottendo e voi neanche un mi piace, nemmeno un commento. A chi se ne frega, devo andare all'ipermercato a comprare le checche. Gli apriamo gli occhi. Io sono uno, Cristian Pinna, che è il mio omonimo che abita a Roma, è un altro. Poi ci sarà altra gente sparsa che si sta accorgendo di tutto questo. Se siamo in tanti a fare la voce grossa, qualcosa la otteniamo. Ma se ci mettiamo in tre a parlare, non otterremo mai niente. Voglio essere educato, non dire nessuna parolaccia perché sbirri vaffanculo, siete delle merde, governo di merda, ci rubate i soldi, ci avete rotto, rotto, rotto. Comunque guardate quel video che non ho fatto questo per dire chissà, solo per ripetere le cose che ha detto lui. Lui ha scritto: non voglio, voglio solo sollecitarvi. Io invece voglio che vi svegliate. Svegliatevi. Seguiteli i parlamentari quando escono dal Parlamento e prendete la calci nel culo. Se io abitavo a Roma, mamma mia, guarda. E come dicono tanti, perché abita a Sassari, lui dice così: no, no, no. Perché se io abitavo a Roma a quest'ora, un casino sarebbe stato. Non si può. Comunque ringrazio Christian per avermi fatto vedere quel video. Lui è un insegnante di Kung Fu e insegna ancora i vecchi principi come ci insegnavano i nostri nonni. Vi ricordate i nostri nonni? Prima cos'era importante prima? Avere. Avere il cibo, avere l'acqua, avere l'affetto. Adesso l'importante è essere, apparire. Ah, guarda che sono, qua c'ho l'iPhone 5. Oh, ragazzini, siete dei pezzenti. Quelli che si cambiano la foto del 20 volte al giorno. Ma dove volete andare? Dove volete andare? Che poi siete pure brutti. Quello ha cambiato la foto del profilo, ha cambiato la foto del profilo 5 volte, ce la cambia la foto. Ma dove cazzo vuoi andare?